Introduco con grande orgoglio questo videomessaggio che per l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ricorda il 76esimo anniversario della liberazione di Grosseto e in particolare i caduti di Porta Vecchia, uno degli episodi salienti della resistenza grossetana. Quest'anno la commemorazione avverrà in due momenti. Il 15 giugno ricorderemo la liberazione di Grosseto con Sua Eccellenza il prefetto dottor Fabio Marsilio, che prenderà la parola per la prima volta nella cerimonia con indirizzo di saluto ai partigiani caduti, alle loro famiglie e alla cittadinanza. Avevamo promesso come ANPI di rinnovare ogni memoria di quella breve ma gloriosa stagione di riscatto, nonostante l'emergenza sanitaria che rende difficile ogni manifestazione. Nell'occasione deporremo una corona di alloro ai monumenti cittadini che ricordano la resistenza grossetana. Per le note ragioni della pandemia erano stati esclusi il 25 aprile. Poi, dalla sera del 14 giugno, verrà messo in rete un videomessaggio plurimo di chi ha organizzato unitariamente la cerimonia insieme alla Prefettura. Il professor Vezzichelli, presidente dell'Istituto Storico Grossetano della Resistenza, Simone Ferretti, presidente del Circolo Arci Festival Resistente e sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna. Per l'ANPI ha accettato di parlare il giornalista Gard Lerner, che si è speso molto per salvare la memoria dei partigiani attraverso la trasmissione televisiva La Scelta. Riferendosi alla scelta di una generazione che a prezzo dei tanti sacrifici, compreso quello della vita, salvò la dignità, l'indipendenza e la libertà del nostro paese. Ricordiamo uno per uno i sei partigiani caduti a Porta Vecchia: Giuseppe Cennini, Luigi Falciani, Renato Ginanneschi, Paolo Santucci, Agostino Sargenti ed Elio Palazzoli, il giovane intestatario della nostra sezione che venne ucciso e scaraventato dalle mura dalla ferocia nazista. Con i caduti di Porta Vecchia comincia l'epoca democratica della nostra città. Su quel sangue si fonda la nostra convivenza civile, sancita dalla Costituzione repubblicana, democratica e antifascista. Coloro che occupano pro tempore, per volontà del corpo elettorale, le cariche istituzionali cittadine non dovrebbero dimenticare mai quell'inizio e quel sacrificio. Ora è sempre resistenza. Quella del 15 giugno è una data che la città ricorda ancora con grande partecipazione e commozione evidenti, soprattutto in coloro che hanno vissuto quel momento, tramandandolo con la memoria e con il racconto fino ai nostri giorni. Era il 15 giugno del 44 quando Grosseto poté dire conclusa la terribile esperienza della Seconda Guerra Mondiale. La città fu il primo capoluogo di provincia liberato dopo Roma al termine di una breve lotta armata. Pochi giorni prima si registrarono il tentativo di un sabotaggio di un ponte sull'Ombrone e la necessità di proteggere dall'esercito tedesco l'acquedotto e la centrale elettrica. Questo giorno racchiude indubbiamente molteplici significati. Su tutti vorrei ricordare il valore della libertà e della democrazia, il valore della vita rispetto a ogni conflitto tra gli uomini, il valore della convivenza pacifica e rispettosa della diversità di idee, di culture, di abitudini, il valore primario del confronto. Questo è il messaggio che mi sento di trasmettere come spunto di riflessione su questa importantissima giornata commemorativa a tutti e in particolare ai nostri giovani, a coloro che avranno l'onore e l'onere di accompagnare la crescita della comunità a livello locale, nazionale e mondiale, nell'economia, nella politica, nella società. Ricordando la liberazione di Grosseto, voglio commemorare le tante vittime della guerra, il sacrificio di tanti uomini e tante donne immolatesi in nome delle libertà e della democrazia. E voglio lanciare un messaggio di speranza, di buona volontà e di richiamo al valore del dialogo. È nel dialogo e nel rispetto reciproco dell'altro che si sciolgono tutti i conflitti, a partire dalle più banali incomprensioni quotidiane. Dialoghiamo, comunichiamo, confrontiamoci tutti, sempre. Lo dobbiamo a noi stessi e a quanti, a causa di terribili chiusure, sono state vittime di scellerata violenza. Viva la democrazia, viva Grosseto. Buongiorno a tutti, sono molto dispiaciuto di non essere con voi in presenza a questa celebrazione quest'oggi. Sono tuttavia contento di esserci almeno in questa modalità per segnalare la nostra vicinanza, la nostra
collaborazione, il nostro spirito di coesione. L'Istituto Storico Grossetano per la Resistenza dell'Età Contemporanea è ovviamente un attore che vede nella memoria della resistenza e nella memoria della liberazione, dell'idea di liberazione dalla dittatura, uno degli elementi cardine della propria missione di istituto di ricerca. E in particolare quest'anno, vorrei dire, segnato prima ovviamente dall'emergenza pandemica e poi da una chiusura o quantomeno da una fortissima limitazione, come sapete l'ISGA che in questo momento ha sia la biblioteca che i suoi archivi completamente chiusi e indisponibili, e quindi lavoriamo in circostanze drammatiche e ovviamente spero che questa situazione possa essere risolta il più presto possibile. Quindi mai come quest'anno l'idea di liberazione e l'idea di ritorno alla normalità della vita democratica è un imperativo per la nostra memoria. Quindi sono con voi, siamo con voi e siamo contenti anche di questo spirito collaborativo. Per quanto riguarda la ricerca, l'ISGA che negli ultimi anni è tornato a occuparsi attivamente, abbiamo in corso una ricerca sulla resistenza che riguarda proprio il territorio di Grosseto. Abbiamo fatto delle iniziative anche per questa ricorrenza, ovviamente iniziative online come il periodo ci impone, e sono iniziative che mettono insieme l'idea della liberazione in tutto il territorio, quindi l'idea di raccontare questi episodi spesso dimenticati, spesso che fanno parte della storia minore, come elementi di un portafoglio di valori civici che ci appartengono e quindi come episodi non irrilevanti anche quando sono dimenticati dai manuali o quando sono relativamente, diciamo così, ricordati nella memoria collettiva. Questo penso sia importante ed è un elemento a cui l'ISGA che sta lavorando. Speriamo, ribadisco, di poterci lavorare con nuova lena quando avremo anche di nuovo la possibilità di contare sui nostri archivi. Per quanto riguarda questa celebrazione, ovviamente il nostro ringraziamento a chi ha organizzato la celebrazione sulla liberazione di Grosseto, i saluti alle autorità presenti e un invito a mantenere questa coesione nel nome dei nostri valori democratici e civici. Grazie e buon lavoro a tutti. Il 15 giugno rappresenta una data importante per la nostra città, il giorno della liberazione, un momento dove tessere legami e dove ricostruire un fronte ampio dell'antifascismo. È quindi un momento e una data significativa. Ogni anno AMPI si impegna nella costruzione di eventi e come sempre il Festival Resistente è presente. Ringraziamo nuovamente anche per questo invito, anche per questo nuovo 15 di giugno, per rappresentare nuovamente quelli che sono elementi importanti che collegano la cultura, l'antirazzismo, i diritti all'interno di una giornata che rappresenta un momento anche per parlare della nostra città, per parlare di come sempre di più alcuni diritti, alcuni dati che sono sotto i nostri occhi devono essere momento di riflessione. In questi giorni sicuramente il tema dell'antirazzismo è tornato con forza nei nostri teleschermi e all'interno delle nostre case. Bene, liberazione, diritti e antirazzismo sono tenuti insieme e quando parliamo di questo parliamo anche di una necessità nuova di ricostruire un mondo nuovo, dove la pelle non sia più un termine di differenza e di distanza, ma dove le culture, una con l'altra, diventano elemento di accrescimento per la nostra comunità. Viviamo in una società dove sempre di più
esistono elementi che stanno dentro la diversità e la multiculturalità. Bene, apriamoci al mondo e facciamo che questo 15 giugno possa rappresentare ancora oggi un momento di confronto e allo stesso tempo un momento di apertura. Quell'apertura che sicuramente il giorno della liberazione ha rappresentato per tutti un elemento importante. Si parlava di cacciare via l'invasore, il fascista, dalle nostre strade. Bene, che il 15 giugno quest'anno riesca a rappresentare realmente il momento di liberarci dalle paure. C'è qualche cosa che ci sta intorno, è appunto la necessità di non ragionare con le nostre teste molto spesso, ma ragionare solamente con lo stomaco. Bene, che il 15 giugno sia anche questo, il momento di essere liberi e raccontarci le tante storie che vive questa città. Mi permetto di partecipare anch'io, sia pure a distanza, con un saluto affettuoso alla vostra festa della liberazione. So quanto è importante questo 14 giugno del 1944 nella memoria di Grosseto, una data di autoliberazione partigiana della città perché soltanto 2 giorni dopo sarebbero rientrate le truppe alleate, dopo che già si era insediata una giunta democratica e dopo che si era pagato, ahimè, il sacrificio di vite partigiane a Porta Vecchia, un sangue versato che merita ancora il nostro rispetto e il nostro riconoscimento. Ma queste memorie di liberazione, con date diverse nelle diverse regioni d'Italia, sono state un'esperienza che ho vissuto anche personalmente insieme a Laura Gnocchi, coordinando quest'anno il progetto dell'ANPI nazionale Noi Partigiani, che mira appunto a costruire un memoriale di testimonianze in cui i protagonisti che sono ancora fra noi ci spieghino il perché della loro scelta così pericolosa. Io ricordo che proprio negli stessi giorni in cui veniva liberata Grosseto si perpetrò invece una strage di minatori terribile a Niccioleta, poco più in là. E questi ricordi sono preziosi. Noi li stiamo filmando, usiamo le nuove e facili, poco costose tecnologie digitali. Abbiamo già raccolto 430 testimonianze in giro per l'Italia di partigiane e partigiani, intese nel senso più lato, la distinzione di una volta molto rigida anche all'interno dell'ANPI, lui partigiano combattente, lui patriota, lei staffetta, non restituisce il senso di una resistenza antifascista che è stata prima di tutto civile, armata e disarmata, ha visto la partecipazione di tanti militari e in questo senso è un tesoro, insisto, l'ho verificato anche con l'emozione, di questi incontri. È un tesoro la memoria che andiamo raccogliendo casa per casa. È una generazione che oggi è falcidiata dall'epidemia e a quelli che dicevano pazienza, sono i vecchi che muoiono, gli si accorcia la vita solo di qualche mese, ho imparato a rispondere invece. Quanto sia doloroso perdere questi loro avvertimenti, questa loro capacità a partire da ciò che hanno vissuto di segnalarci che il ritorno del nazionalismo, del razzismo, del culto dell'uomo forte, del linguaggio offensivo nei confronti delle donne, sono qualche cosa che denuncia l'esistenza di una pianta infestante che è il fascismo, che cambia modalità, cambia volto, certo non si ripropone nelle forme uguali identiche nel passato, però in diversi paesi del mondo è ancora lì e i partigiani ci avvertono di questo. Io spero che anche a Grosseto l'ANPI
che oggi festeggia, e io festeggio con voi il 14 giugno, possa darci questa trasmissione filmata della memoria che servirà alle future generazioni, che andrà nelle scuole quando i partigiani che oggi ancora parlano e raccontano non ci saranno più. Intanto a loro il nostro grazie e a voi tanti auguri di buon 14 giugno.